E oggi a Roma l'ultima spettacolare tappa del Giro d'Italia, grande festa, migliaia di appassionati romani e non solo all'arrivo ai Fori Imperiali. Il capo dello Stato ha premiato il vincitore, andiamo in diretta da Alessandra Barone. Alessandra. Sì, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito dagli spalti dei Fori Imperiali all'ultima parte di questa tappa che ha chiuso l'edizione numero 106 del Giro d'Italia. È stato accolto da un lungo applauso del pubblico del Giro d'Italia e poi per la prima volta nella storia ha premiato lui il vincitore. Quest'anno il trionfatore è lo sloveno Primož Roglič, dunque una giornata ricca di emozioni. Questo è il nostro racconto. Involata verso la storia, la magia di Roma, l'entusiasmo della carovana rosa, il Giro d'Italia numero 106 si chiude qui, nella città eterna. Una cosa che no, vedi sempre in TV da lontano, quindi pensare che siano così vicini è bello. Tra selfie e autografi a tu per tu con i protagonisti, magari col sogno di diventare come loro. Caratterizza tutta l'Italia perché passano dappertutto, mettono un po' di colore, un po' di festa. Tra i più acclamati, oltre al vincitore Roglič, c'è Damiano Caruso, primo tra gli italiani. Dall'Eur direzione Ostia, poi la passerella finale sul Lungotevere fino a San Pietro. Un circuito di 126 km tra asfalto e sanpietrini, si pedala nella bellezza. Il Colosseo è uno dei luoghi più suggestivi di passaggio della carovana rosa, vedete l'entusiasmo dei tifosi. Dietro le transenne il calore di migliaia di tifosi, tra chi il Giro lo guarda fin da bambino e i nuovi appassionati. Il Giro d'Italia ti appassiona da quando sei piccolo, quando sali in bici non scendi più. È stato emozionante vedere? Sì, moltissimo. E poi siamo andati a vedere anche la maglia rosa. L'emozione finale, la maglia rosa ai Fori Imperiali, l'ultima volata con uno spettatore d'eccezione, il Presidente della Repubblica Mattarella, un altro pezzo di storia del Giro d'Italia.